Buongiorno, ciao ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno Franca, buongiorno Lorenza, buongiorno Gabi, buongiorno Caterina, bello rivederti, grazie, grazie, grazie a voi. Daniela, ciao Beatrice, adesso vi saluto un attimino, Loredana, vi saluto molto velocemente perché poi per vedere bene i messaggi. E così abbiamo tutto uno spazio libero, io non devo stare lì ad accecarmi e guardarmi. Poi diciamo che il video rimane sulla nostra pagina dell'Accademia, lo potrete trovare anche nei prossimi giorni. Buongiorno, Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Lo potete trovare nei prossimi giorni sul canale YouTube del Comune di Cento, perché sapete che questa iniziativa è legata comunque ai bambini. Ma sorprendentemente, ma senza troppa sorpresa, ho scoperto essere molto interessante anche per gli adulti. Quindi, in particolar modo, la lezione che facciamo questa mattina è proprio per voi, perché comunque l'impasto è un impasto un po' particolare, anche se semplice, nel suo sviluppo. I bambini nel pomeriggio si collegheranno alle 5 come tutti i mercoledì e magari proveranno a distendere e tagliare con il coppapasta le loro tigelline e aiutare la mamma a cuocerle. Quindi abbiamo sempre il nostro che vi saluta e guardate, mandategli un saluto particolare anche a lui perché sapete che vi ho detto che questo comunque piccolo scoiattolo ha una storia di buona fortuna, quindi io me lo tengo sul cuore, ma idealmente vi auguro tanta buona fortuna anche a voi, che ne abbiamo bisogno. Io mi scopro sempre più sensibile a queste cose, ma non voglio entrare troppo dentro subito a questo tema perché dobbiamo stare sereni il più possibile e dobbiamo andare avanti, vero? Ok? Quindi distribuiamo tanti baci e tanti saluti. Buongiorno Sonia, buongiorno a tutti, siamo già in un bel numero. Mettiamo il nostro scoiattolino in un angolo. E annulliamo per quello che mi riguarda un attimo i messaggi, però voi mandatemeli tanti lo stesso, perché dopo io vi rispondo uno per uno, soprattutto se avete avuto dei dubbi su quello che riguarda l'impasto, oltre che scambiarci degli abbracci virtuali e dei saluti. Allora, intanto parliamo della farina. Queste iniziative legate comunque con il Comune di Cento sono legate anche al Mulino Pevetti, ho un affetto particolare per questa azienda, lo sapete. Io uso soltanto questa farina perché comunque mi fa fare bella figura e mi fa sempre dare un risultato perfetto ogni preparazione che faccio, fosse la sfoglia, fosse un dolce, fosse la tigella come in questo caso, o il gnocco fritto che ci auguriamo di arrivare anche a fare questo. Quindi vi do un attimo la ricetta, Abbandoniamo un attimo il sacchetto, ho usato la Mille Usi, ve la faccio vedere. Perché comunque proprio perché è utile per tanti tanti usi. Allora, vi do la ricetta e ve la spiego semplicemente. Intanto vi dico che non è una ricetta mia, perché quando si parla di ricette bisogna avere il coraggio di essere onesti. Io ne ho almeno 10 di ricette, tutte molto buone, ma oggi vi propongo questa proprio perché non è mia, mi è stata regalata da una persona che non c'è più. Mi è costata anche parecchio questa ricetta, però comunque l'ho ottenuta. E non tutte le storie bisogna per forza raccontarle, però questa ricetta non è mia, ma è la ricetta di Giulio Antonio. E anche voi mi raccomando, quando proponete le ricette che non sono vostre, ditelo molto semplicemente. Farete sempre sicuramente una grande bella figura anche nei confronti di chi ve l'ha regalata. Quindi io farò una dose doppia, ma non preoccupatevi. Segnate questa ricetta di Giulio Antonio che è buonissima. Allora, sono 400 g di farina di grano tenero, quindi quella che io vi ho presentato 00. Se avete la 0 va bene uguale. 12 g di sale, 300 g di lievito fresco, che è qui. Se non avete il lievito fresco, sappiamo che oggi abbiamo dei problemi a recuperarlo, usate una bustina di lievito secco. Quelle piccole che vanno fra i 7 o gli 8 grammi sarà sufficiente. Anche perché noi impastiamo quest'ora che sono le 11, ma andiamo comunque a stendere le nostre tigelle con un altro collegamento questa sera comunque intorno alle ore 17. Abbiamo detto il lievito,
125 ml di panna da cucina, semplicemente, l'abbiamo in casa tutti, e più o meno lo stesso rapporto, 125-130 ml di latte. E un uovo intero. Questa è originale perché ha anche l'uovo. E io, quando mi è stata data questa ricetta, ero un po' perplessa sull'utilizzo dell'uovo dentro comunque alla tigella. Però mi ha sorpreso proprio per la sua bontà, perché è una tigella molto gustosa, che non richiede poi dentro tanta roba, perché è proprio buona anche mangiata da sola. Quindi delle volte troviamo delle tigelle che mangiate da sole dicono ben poco, no? Bisogna metterci pancetta, metterci tutto. Questa è buona anche così, come sostituto del pane. Quindi ve la ripeto velocemente, se non l'avete segnata, poi la ripeterò in ultimo prima di chiudere la nostra diretta. 400 g di farina 00, 12 g di sale, 13 g di lievito se l'avete fresco, oppure una bustina di lievito secco, 125 ml di panna da cucina, 125-130 ml di latte e un uovo intero. Questa è la ricetta. Io sapete che non impasto mai nel catino, però voi potete anche impastare nel catino. Io vado direttamente sul tagliere. Quindi vi ho detto che io faccio la dose doppia e quindi metto 800 g di farina. Vado sempre a fare il mio bel vulcano, più largo che posso, e comincio col mettere il lievito. Io ho la dose doppia del lievito. Quindi sono circa 25 g. Vado con un pochino di latte a scioglierlo un po'. Potete fare lo stesso se state usando quello secco, altrimenti potete metterlo direttamente in mezzo alla farina, che tanto quando poi voi aggiungete il latte o la panna, si scioglierà da solo. Io questo lo sciolgo un pochino perché poi mi aiuta meglio ad inglobarlo dentro la mia farina. Allora, l'impasto delle tigelle è un impasto, se vogliamo, molto semplice. Potete trovare anche tu su tanti tutorial, perché comunque ho visto delle cose bellissime e si fa veramente di necessità virtù, soprattutto di questi giorni. Qual è il problema? Che per ottenere una buona tigella liscia, bella, morbida, che comunque sia lievitata bene, ci vuole un pochino di tempo. Io sempre diffido un attimo delle preparazioni, diciamo, a base così di farina che possono sostituire un po' il pane, a queste lievitazioni molto veloci. Per me 2 ore non bastano, visto che adesso abbiamo tanto tempo a casa da poter anche utilizzare, perché veramente ne abbiamo tantissimo. Cerchiamo anche magari di fare una preparazione un po' più lunga, tutto a vantaggio della nostra tigella che alla fine sarà cotta bene e lievitata bene. Quindi io ho sciolto il mio lievito e continuo ad aggiungere un altro po' di latte e comincio ad aggiungerci anche la panna. Vi ho detto, voi se fate 400 grammi la mettete metà, io la metto tutta. Se c'è qualcuno che sta lavorando con me, fatelo in tranquillità perché abbiamo il tempo. Ok, ho messo la panna. Adesso continuo ad aggiungere un po' di latte. Comincio a distribuirlo un pochettino perché io tanto vi ho detto ho la dose doppia. Comincio anche col metterci un uovo, io ne dovrò mettere due. Metto anche quell'altro.
Oggi sarò brava, col telefonino. Oggi devo essere brava perché con la storia della frollarina vi dico che è diventata la storia infinita. Quindi spero questo video di non doverlo ripetere perché altrimenti mi sparo. Allora, ho già messo le mie due uova. E avete visto che ho trattenuto ancora un po' di latte, che non ce l'ho messo tutto, perché quando facciamo queste preparazioni dobbiamo sempre tener conto comunque di quanta umidità abbiamo detto alla farina. Quindi non mettetelo tutto, perché magari poi io mi sono trovata con due uova che sono un pochino belle grossettine e magari tutto questo latte non mi vuole. Quindi io gliel'ho messo in buona percentuale, me ne è rimasto ancora un pochettino, però voglio controllare che ne abbia bisogno di essere messo tutto. Quindi anche voi andate tranquilli, fate le cose con tranquillità, tanto qui non è una gara chi è più bravo, è soltanto un cercare di fare un prodotto che alla fine dia il meglio di quello che può essere. Tutto qui. Cerco di inglobare già un pochettino di farina, e questa tecnica la conoscete bene perché tanto siamo ormai tutti dei maestri anche di sfoglia, quindi non vi dovrebbe riuscire difficile, eh? Guardate che bel colore anche che prende questa tigella. Perché io penso di essere una donna fortunata. Ho tanti libri e cerco di leggere, di informarmi, di stare sempre al passo. Sono una donna curiosa per questo, non mi interessano i pettegolezzi delle persone, ma mi interessa di capire l'esperienza degli altri e sono sempre grata quando qualcuno mi insegna qualche cosa. Ma il problema è che c'è qualcuno che ha una fortuna un po' in più, non è un problema, anzi è una gioia. Io ricevo anche tanti ricettari o tante ricette dai miei allievi o dai miei amici, che sono addirittura delle loro mamme o delle loro nonne, quindi mi danno il loro cuore in mano e io le provo tutte. Questa di Giulio Antonio ha una storia particolare, ma non sto a raccontarvela che potrebbe non essere interessante. Per me è stata una persona che comunque ha avuto il suo giusto valore, anche in senso negativo, però poi le cose si sono risolte e questo è un regalo che lui mi ha fatto. Quindi adesso abbiamo già distribuito abbastanza bene, andiamo ad aggiungere il nostro sale, che ve lo ripeto, sono 12 grammi per 4 etti. Io naturalmente ho il doppio e ho messo il doppio, l'ho messo tutto. Beppe sempre si lamenta che dice le mie cose sono insipide e io penso sempre che comunque vanno bene, però questo è un valore aggiunto, sono circa 24 grammi per 700 grammi e va bene. Quindi adesso cosa faccio? Io comincio con le mie sante manine a cercare di inglobare il tutto. Vi ripeto, se voi state lavorando col catino, fatelo anche col catino che va bene. Io mi sento più a mio agio andare addirittura così. Controlliamo di aver messo tutto, la panna, il latte. Vado col mio raschietto a raccogliere questa parte e comincio a valutare se la parte che mi è rimasta di latte mi occorre tutta o meno. Abituatevi a toccare l'impasto, abituatevi che lì capite tanto, capite più di quello che io vi posso dire. Questa farina adesso io aggiungo un po' di quel latte che mi è rimasto. Vedo che siete in tanti e la tigella prende, golosoni, prende la tigella, Credo che alla fine il latte che avevo preposto ci voglia tutto, quindi azzardo e ce lo metto tutto. Al limite metterò un cicinin di farina, ma non troppa, perché quando noi poi andiamo ad aggiungere troppa farina, andiamo sicuramente a squilibrare la nostra ricetta, quindi sempre con un pochino di attenzione cerchiamo di trattenere un po' che ci permetta gli aggiustamenti, perché tanto poi se andiamo a mettere dentro tutto e poi magari dobbiamo aggiungere troppa farina, però io capisco che il mio rapporto è quasi giusto, me ne rimane veramente poco.
Come sta andando nelle vostre città, eh? Teniamo botta, ragazzi. Teniamo botta che siamo qui, che come diceva il buon Pavarotti, vincerò, vincerò. Sentite che voce che ho stamattina, eh? Spero davvero che passi, ragazzi, perché altrimenti qua si comincia a dare di matto. Beppe dice che io sono già isterica, ma penso che un po' ci abbia ragione. Quindi, un altro cicinin di latte per raccogliere queste briciole. E vedete, me ne è rimasta una goccina, però io vi avevo detto che comunque ci andava tra tutto il latte, quindi 120-130, me ne saranno rimasti meno di 10 ml. Quindi aggiungo anche questo piccolo e vado. Tanta roba, eh? Allora, abbiamo nominato Pavarotti. Non è a caso che è saltato fuori Pavarotti, perché in questo momento salta fuori la mia anima modenese, ragazzi? Quindi, la tigella o crescentina è tipica del territorio modenese, anche se ormai si mangia su tutto l'Appennino emiliano, addirittura anche andando verso Reggio Emilia, così lo potrete trovare quando ci daranno il libero a tutti di andare magari a mangiare nei ristoranti o nelle piccole botteghe. Rimane comunque un prodotto modenese, c'è niente da fare. Poi l'ha assorbito la provincia di Bologna, l'ha assorbito la provincia di Reggio Emilia, e stranamente si trova anche in altre regioni adesso la tigella, perché è veramente buona. Quello che però io vi voglio dire, intanto che sto qui a menare il camperlaia, che potreste trovarvi a incorrere in un dubbio, che magari quando voi andate e chiedete la tigella, vi venga detto che loro fanno soltanto la crescentina, perché in realtà il nome tigella è improprio, perché la tigella erano le due pietre sulla quale si cucinava anche a lato del camino questi insomma, tondetti di pasta. Quindi la tigella in realtà si chiama queste due pietre che ormai ne sono introvabili, e quindi è inutile che stiamo qui a parlare di come si cucinava un tempo questo impasto. Quindi il vero nome nel modenese è crescentina o crescentina in plurale. Ma appena tu passi l'Appennino e vai da Modena verso la provincia di Bologna, la crescentina spesso diventa il gnocco fritto. Quindi quando volete mangiare la tigella dovete precisare, cioè è la tigella quella cotta nel testo, eh? Perché altrimenti vi potreste trovare che al posto delle tigelle vi arriva un bel cestino di gnocco fritto, che non è male neanche quello. Anzi, in molte trattorie, comunque sull'Appennino, vi vengono servite insieme, così sono tutti fuori dal dubbio e mangiate magari un paio di tigelle e un paio di pezzi di gnocco. Quindi vi faccio vedere che la ricetta è la ricetta perfetta. Anche se devo dirvi che Giulio Antonio non mi ha mai dato il peso del liquido, perché Giulio Antonio non era proprio un buon putin, come si dice, eh? Cioè, era un signore che un pochino aveva le sue estrosità. La percentuale del liquido non me l'aveva data. È il solito QB. QB, QB, QB. Allora, QB bisogna provare, ragazzi. Bisogna mettere le mani in pasta, perché QB dice tanto, ma alla fine dice niente. Io adesso lo lavoro ancora un pochino, ma non è finita. Intanto torno al concetto delle mani pulite, eh? L'abbiamo detto, lo ripeteremo ancora in tante occasioni. Quando impastiamo, la nostra mano deve essere pulita. Io ancora non l'ho lavata, però non mi si sta attaccando comunque in maniera particolare. Quindi posso anche dire che in questo momento non me le vado a lavare, perché comunque guardate, si sono staccate lavorando la pasta. Me le pulisco così a lato semplicemente un attimo. Guardate che meraviglia che è questo impasto, ma non è ancora pronto da mettere via. Ci vuole un'altra piccola operazione da fare.
Intanto, siccome io vi ho detto l'ho fatta doppia, però è un consiglio che do anche a voi, perché adesso noi faremo una piccola operazione per cominciare a prepararla, che è l'impasto lievita. Ma questa sera, prima comunque che noi le andiamo a stendere, quindi a tagliare, avremo bisogno di rimpastarla un altro po'. Quindi, più l'impasto è piccolino, più poi la ripresa della lievitazione sarà in tempi minori. Allora, se io adesso divido questo impasto in due, e vabbè, non ho preso un coltello, qualcosa doveva mancare lo stesso, prendo questo, io me lo divido in tre, perché stasera io farò meglio a fare quello che devo fare. Quindi adesso io l'ho diviso in tre e lo lavoro di nuovo un altro po'. È una meraviglia, ragazzi, è una meraviglia. E cosa faccio? Me lo metto sotto una piccola coppetta per il momento. Le ho anche distinte come colore, così so il ritmo di come le ho messe giù. Questa trasparente è la prima che ho lavorato e la metto di qua. Poi vado avanti con quell'altra. E la metto sotto quella celeste, così. Questa è la mia prima, la metto qua, fuori dalla scena, questa azzurra è la seconda e mi tengo l'ultima. Divertitevi a lavorarla, perché una volta si diceva che quando si faceva il pane bisognava gramare il pane. Ok, e questa è la mia terz'ultima, c'è la coppettina di acciaio e la metto lì. Quindi 2 minuti, ancora pochissimi minuti, poi vi lascio andare, quindi vi rendo libera. Però vi devo fare vedere una cosa che dobbiamo fare prima che cominci la lievitazione. Allora, intanto vi guardo un attimo i messaggi, vediamo se qualcuno ha qualcosa da dirmi. Dice Teresa, digli a Beppe che anche chi va a lavorare isterica perché girare per un paese o città e trovare il deserto tutto chiuso, un po' di persone in giro con la mascherina è una sensazione brutta. Altro che brutta, è bruttissima, è bruttissima. La Valentina mi fa gli applausi, la Valentina è la mia nuova amica pasticcera, approfitto che sei ancora lì, la saluto. E anche voi bambini vi dico che le nostre iniziative comunque non si fermano al canale YouTube di 100, ma sono tante in questi giorni, sono tantissime, faccio due chiacchiere perché devo aspettare 2 minuti l'impastino, quindi ci potrete trovare sottoscritta, poi anche Valentina che è una grande pasticcera, sul gruppo nuovo di Amici in Cucina che mi pare di sentire anche ventilare che forse potrebbe anche cambiare nome, però comunque non sarà un problema, l'accesso sarà sempre quello, perché qui ogni giorno che ci alziamo abbiamo comunque delle idee nuove. Quello che ci è chiaro è che c'è tanta volontà di portare avanti questo gruppo e di farvi e di farci compagnia, perché io personalmente ritengo non solo di fare compagnia, ma di farmi anche avere tanta amicizia e tanta vicinanza, perché ne ho veramente bisogno. Poi c'è Cristiano Garbarino, poi c'è Pierino Cardogna, che è un pizzaiolo di Napoli, poi c'è Yuri, e Yuri continua a dire che è bello della compagnia, ormai forse di dire che è bello, guardate che Yuri è anche molto 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 bravo, quindi non parliamo solo della bellezza che è un fatto esteriore. Quindi poi ci potete trovare, a tal proposito, Valentina c'è domani mattina con una cosa, quando ho visto, favolosa. Andate sul gruppo e vedete il bijou che domani farà Valentina.
Sicuramente qualcosa che penso, temo che voglia recuperare qualche recupero di qualcosa, qualcosa che abbiamo in casa, però non vi dico nessun'altra cosa perché chi già è iscritto al gruppo ha già la ricetta in mano, chi non lo è vada e si iscriva tranquillamente perché è molto semplice, lo ripeto ancora, se non siete entrati è perché non avete formulato bene la richiesta, fate un passo indietro e con calma. Guardate quello che c'è da fare, che non è niente di diverso di quello che vi chiedono tanti altri gruppi. E poi io ci sarò di nuovo sabato. Sabato faremo una tagliatella tricolore. Appena passato, sarà appena passato il 1° di maggio, appena passato il 25 di aprile, e faccio questa ricetta che poi vi racconterò bene nel suo particolare. È molto semplice, ma ha questa particolarità di avere tanti colori. Che sono comunque i colori della nostra bandiera, bambini, eh? Studiate un attimo la storia, perché voi ne sapete veramente poca della storia, soltanto adesso state toccando con mano alcuni aspetti che hanno vissuto tante persone che purtroppo oggi possono raccontarci ben poco. Quindi, torniamo ai nostri impastini, ma guardo ancora un attimo qua, dai, perché voglio anche divertirmi un secondo. Vediamo. Vediamo, bella e adorabile signora Rosa Luzzi, ma insomma faccio quello che posso, anch'io, sai, mi camuffo un po'. La Lorenza 5 kg di asparagi, beh, insomma, tieni un pochino lì, congelali anche, eh. Va bene, comunque, poi vi rispondo a tutti e adesso riprendiamo il primo impastino che vi faccio vedere come dovete proseguire per coccolare bene questo nostro impasto. Lo dovete co co proprio coccolare bene. Quindi partiamo dal primo e vi invito anche voi, anche se avete fatto la ricetta come vi ho dato, spezzate la metà che questa sera lavoreremo meglio, eh? Quindi ho ripreso il primo impastino e adesso gli faccio una sorta di pieghe, anche se tanto un po' di glutine non è che ne ha sviluppato tanto, però l'idea è quella che voi prendete l'impasto, lo tagliate a metà, lo mettete sotto la coppetta oppure anche dentro in un catino diverso, però coperto perché non deve sentire aria. Poi gli fate, si dice sviluppare un attimo il glutine, quindi sedersi un attimo, non troppo, ma l'impasto si siede, si rilassa, quindi comincia a essere già un pochettino pronto a essere più plasmabile. Quindi non si è rilassato molto, ma io procedo lo stesso con quello che è comunque la lavorazione, perché tanto poi avrà tempo, arrivare alle 5, di rilassarsi. Magari quando sono verso l'una e mezzo, le 2, glielo faccio un'altra volta. Quindi prendiamo il nostro impastino, lo schiacciamo un attimino, lo prendiamo un attimo lateralmente con una sorta di pieghe e facciamo semplicemente quelle pieghe che anche già vi hanno insegnato i nostri maestri pizzaioli. Lo fate 2 o 3 volte, quindi un attimo piegato lateralmente, schiacciate un attimo, poi con il pollice prendete e gli fate una, due e tre e col dito col pollice andate comunque a chiudere. Poi girate anche sulla mano un attimo, dategli una sorta di pirlatura, schiacciate e rimettetelo sotto la coppetta e io la rimetto qua. Poi prendo il secondo, l'avevo nella coppetta azzurra. Ecco, vedete, già questo gli è bastato 1 minuto di più per essere più rilassato. Guardate, si è già sviluppato un attimo. Prendiamo un attimo lateralmente, poi i miei maestri pizzaioli, se hanno qualcosa da dirmi, me lo dicono subito, perché io questo già non lo facevo prima. L'ho fatto e ho imparato dopo. Avete capito che non è che si prende tutto in una volta, eh? E l'ho fatto 2 volte. E poi lo faccio una terza volta. Uno, due e tre. Vado, pirlo un attimo. Schiaccio un po' e lo rimetto qua. Prendo l'ultimo, quello che stava sotto la copertina d'acciaio, già questo è più malleabile anche lui. Piego un attimo lateralmente, comincio a fare 1, 2 e 3.
Ancora. Beppe là sull'albero che pota e io adesso gli vado a gridare dietro. Oh, ragazzi, io non riesco mica a fare dei tutorial che siano troppo semplici così, molto fiscali, eh. Cioè, io sto qua, entro nella vostra vita, voi entrate nella mia, io sono così. Se vado bene così, se non vado bene, si dice amen. Anche perché adesso abbiamo tanto tempo, quindi bisogna che ci raccontiamo un po', eh? Ok, l'ultima volta e poi lo metto a dormire ancora. Io comincio già a sentire che è bello liscio, eh? Una pirlaturina. E questo è il terzo che avevo fatto. Lo metto qua a dormire. Questo sta già dormendo da un minuto. E l'altro è qui, che è il terzo. Ok? Allora, ultima, ultimissima cosa, prima di lasciarci. Sapete che per cuocere le tigelle, la tigella è una cosa storica, molti di noi abbiamo questa piccola piastra di ghisa, che a me i miei polsi, poverini, non è quando faccio questa cosa, devo chiamare sicuramente Beppe. Ho visto dei tutorial che comunque la cucinano anche su una piastra, quella che facciamo il pesce o che facciamo la bistecca. Si fa di necessità virtù, perché quando non si ha comunque gli strumenti giusti è inutile stargli girare tanto intorno, si cerca di... Allora, non è proprio il modo giusto per cuocere la tigella, perché ha bisogno comunque di trattenere quel minimo di calore, una piccola sorta di camerina d'aria, perché vengono cotte bene anche l'interno. E sicuramente chi purtroppo non ce l'ha, ma cuoce in questa maniera, vedrete che mi darà anche un po' ragione. Tenderanno dentro a rimanere non troppo cotte, proprio perché libere. Quindi questa sera tenteremo di fare comunque una cottura che sia anche un attimino diversa. Per chi non ha la ghisa, per chi non ha la piastra in ghisa, perché ci vorrebbe questa o ci vorrebbe quella che comunque c'ha il coperchio. Siccome magari non l'abbiamo tutti, se sempre si ripete, si fa di necessità virtù. Vi dico intanto che con i 400 grammi che avete fatto, vi verranno una ventina di queste tigelline che hanno comunque un diametro di 6 centimetri e mezzo. Sono fighissime perché sono proprio da finger food, eh? Vedete? Questa che è circa 8 centimetri, questo coppapasta, è 8 centimetri e qualcosa, è la misura ideale per andare dentro nel nostro, è il cerchietto ideale. Io questa sera proverò a farvi anche un'altra sorpresa che non vi dico adesso, per evitare anche tutti questi imbarazzi. Oltretutto, oltremodo, se non avete comunque il coppapasta, abbiamo il classico bicchiere da vino che sarei pronta a giurare che ha le stesse dimensioni, esatto, pari 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 pari. Quindi se non avete il coppapasta va benissimo un bicchiere che abbia comunque un diametro di circa 8 centimetri qualora voi abbiate la piastra di ghisa. Quindi credo di avervi detto tutto, ho messo dentro tutto, sono contenta che mi sono rilassata mezz'ora, sono contenta perché sono stata dentro i 30 minuti. E cosa vi devo dire? Ci vediamo alle 5 che andiamo a fare un piccolo impastamento ancora di rilassamento per procedere poi alla stesa, al taglio della tigella e anche alla cottura. Quindi, se ce l'avete in casa, prendete fuori prosciutto, salame, quello che vi pare. Fate una cosa. Dai che vi do la ricetta adesso. Aspettate un attimo. Che questa dovete già averla pronta. Se avete in casa un po' di lardo, non strutto, non sugna, ma un po' di lardo, quello che c'è dentro i cicciottini della carne, prendetene due o tre cucchiai, scaldatelo un po' con il cucchiaio, stemperandolo un pochettino, fate un piccolo pesto di aglio e di rosmarino e poi mettetelo dentro, perché la tigella, quella classica veramente, nasce mangiando questo pesto detto alla modenese, quindi lardo,
un pochino il profumo dell'aglio, un pochino il profumo del rosmarino, perché poi si mette sulla tigella calda, si va a mettere una bella informaggiata di parmigiano reggiano e se magna calda bollente che la lingua deve attaccare. Boh, credo di avervi detto tutti, ragazzi. Curate bene gli vostri impastini, casomai verso l'una o le due, dai, dopo il pranzo andategli a dare altre due o tre pieghe che saranno sempre più lisci e più morbide e verranno sempre cotte meglio. Vi bacio, vi abbraccio, qui a Reno Centese sono le 11:33 e come dice il nostro buon Francesco, andate in pace. Ciao!